Amici di YouTube e di Instagram, buongiorno a tutti quanti, buon pomeriggio e benvenuti in questo nuovissimo video, edizione giornaliera di oggi. Ragazzi, allora, ieri riposo, niente video, oggi siamo tornati. Breve presentazione. Ovviamente siamo tutti uniti in questo momento con i nostri compaesani lombardi, visto che negli ultimi giorni si è scatenata la natura, trombe d'aria, tornadi, grandine incredibile, tempeste, motorini sventrati, vetri spaccati, insomma. Diciamo che poi io non sono a Milano, sono in Liguria, però comunque un grande abbraccio va ai nostri compaesani lombardi. Allora, la notizia di oggi, anche di ieri era la bomba Mbappé. La bomba Mbappé. Ma è vero, è falso, sono cazzate di qua e di là. Allora, io so che la notizia è stata riportata da Sky Sport UK, quindi Sky Sports del Regno Unito, poi Sky Sports Deutschland e l'equipe francese. Quindi già sono tre testate che, a parte l'equipe, che vabbè, non è molto attendibile, però Sky Sports UK e Sky Sports Deutschland hanno riportato questa notizia qua, dove l'Inter sarebbe interessata, dove l'Inter ha chiesto informazioni per il prestito di Mbappé. E vabbè, già fa ridere, nel senso che comunque la notizia fa ridere, siamo onesti, nel senso, poi noi siamo interisti sicuramente, però cioè, la notizia fa ridere, Mbappé all'Inter fa ridere, però anche perché un prestito dove il Paris Saint-Germain ti pagherebbe l'ingaggio, cioè chi è che non lo vorrebbe? È normale che l'Inter ha chiesto, ma ci può stare che l'Inter magari abbia chiesto informazioni, il che potrebbe anche essere vero, però non c'è una trattativa, cioè nel senso non è che non c'è nessuna percentuale che arrivi in Mbappé, chiaramente si parla di una trattativa inventata, però chi lo sa, magari veramente l'Inter, cioè, nel senso, l'Inter in questo momento, dopo la finale di Champions, ha fatto il salto tra le big europee. L'Inter insieme a United, City, Arsenal, Chelsea, Bayern, cioè, l'Inter ormai ha fatto il salto tra queste potenze europee qua, quindi non c'è tanto da, come dire, da stupirsi se veramente l'Inter ha chiesto informazioni per Mbappé. Però è normale che è tutto infattibile, cioè nel senso non è attendibile niente, anche perché suona strano un Paris Saint-Germain che si deve liberare di un ingaggio pesante magari, però a questo punto lo venderebbe l'anno prossimo a zero, quindi va a farci una minusvalenza pesante, visto che il Paris Saint-Germain ha tanti problemi per il fair play finanziario, ma ne ha veramente tanti. Vorrebbe venderlo quest'anno, vorrebbe venderlo monetizzando, quindi vorrebbe venderlo al prezzo che a quanto? Non dico 1 miliardo, però insomma poco ci manca secondo me. Comunque un prezzo è arrivato all'offerta dell'Al-Hilal, 400 milioni al PSG, 700 Mbappé per un anno e poi dopo ha la libertà di andare al Real Madrid, perché ricordiamo che il giocatore ha già l'accordo per andare a zero al Real Madrid, quindi nel senso, l'anno prossimo Mbappé ha già l'accordo di andare a zero da Florentino Perez, però mettiamoci anche nei panni del Paris Saint-Germain che l'ha pagato dal Monaco, che vuole venderlo sicuramente, poi vendi Mbappé, non è che vendi Gagliardini, quindi anche. E poi secondo me l'interessamento dell'Inter sta anche, innanzitutto perché l'Inter comunque è la squadra più forte d'Italia, innanzitutto, quindi se uno va a vedere i top campionati, vedere le top squadre, rientra anche l'Inter dopo la finale dell'anno scorso. E poi anche perché comunque l'Inter è l'unica squadra tra quelle citate, cioè no, oddio, è l'unica squadra italiana che ha l'accordo con Nike. Quindi tra tutte le squadre che ha citato, Chelsea, Tottenham, sono tutte squadre che hanno l'accordo con Nike, bene o male. Quindi che hanno sponsor Nike, sponsor tecnico, quindi io non mi. No, non sarebbe così un azzardo l'interessamento, ma è normale che è tutto un castello montato, nel senso, quindi no, sarebbe
Sappiamo tutti che non si farà mai, perché nel senso è normale, perché il Paris Saint-Germain ti dovrebbe dare Mbappé a te e pagare lui l'ingaggio e poi l'anno prossimo andare via a zero. Cioè sarebbe come dire, un'operazione da fantascienza che non succederà mai, quindi nel senso, però avete scritto, perché comunque se la notizia è stata riportata da Sky Sport UK, Sky Sport Deutschland e l'Equipe, evidentemente qualche fondo di verità magari c'è anche, ma l'Inter magari ha chiesto veramente informazioni, ma siamo onesti, è tutto inventato, cioè nel senso, la trattativa è inventata, nel senso l'Inter sicuramente non prenderà Mbappé, ma non c'è bisogno che ve lo dico io. Quindi avete già capito voi. Poi, però, ha fatto un po' hype la notizia, ha fatto un po' hype. Detto questo, insomma, sentivo Tristoni dire, ah no, perché magari è Mbappé che ha chiesto, l'Inter, è Zhang che ha chiesto il prestito a Mbappé, cioè Zhang ha chiesto un prestito di soldi a Mbappé. Vabbè, voi ridete, siete tanto allegri, tutto quanto, però non mi sembra che c'è tanto da stare allegri, perché, voglio dire, l'anno scorso finale di Champions, l'anno prima due coppe secondo posto, l'anno prima ancora scudetto, l'anno prima ancora finale di Europa League. Insomma, da quando è arrivato Zhang con due qualificazioni di Champions ai primi 3 anni di guida di Steven Zhang, insomma, secondo me c'è un po' da stare zitti, però la gente poi continua, i tristoni continuano a parlare, no? Ma c'è poco da ridere, secondo me, nel senso non fa ridere, però vogliono parlare, vogliono rompere i coglioni, parliamoci chiaro, i tristoni sono sempre in prima fila. Poi a proposito dei tristoni, parliamo anche del portiere, Sommer. Ah, ma Sommer quando arriva di qua, non riusciamo, non abbiamo, addirittura ho sentito, non abbiamo 6 milioni da dare al Bayern. No, allora, non è che Inter non ha 6 milioni da dare al Bayern. Anch'io all'inizio dicevo, cazzo, ci serve il portiere per la tournée, anche se il Bayern non ti arrotonda 4 e mezzo, vuole la clausola, pagagli sta clausola. Ma il problema è che la clausola non è esercitabile, visto che si attiverà soltanto nel momento in cui Neuer farà 3 presenze col Bayern. Quindi capite benissimo che adesso non so quante ne ha fatte, non so se ha fatto magari già un'amichevole, sì, penso ne abbia fatte una, ne abbia fatta una, domani c'è la seconda amichevole del Bayern contro il Manchester City e vedremo se Sommer sarà convocato. Se sarà convocato, insomma, c'è ancora distanza, se invece non giocherà, ormai è fatta. Poi adesso sembrerebbe che il Bayern sia tanto, cioè il Bayern ha già l'accordo con l'Inter, Sommer ha già l'accordo con l'Inter, ma deve aspettare questioni burocratiche, ovvero le 3 partite di Neuer. E l'Inter non sta forzando la mano perché i rapporti col Bayern sono buoni. Quindi, però, secondo me non c'è assolutamente nessuna ansia. Cioè, Sommer verrà all'Inter. Poi, se è una questione burocratica di 3 partite di Neuer, domani farà la seconda, tra 3 giorni farà la terza e siamo a cavallo, non c'è nessun problema. Certo che poi c'è sempre l'alternativa secondo portiere, voci sul Dibu Martinez, voce smentita dall'Aston Villa che chiede 40 milioni, non 15, perché poi è arrivata la notizia di 15 milioni, ma alla fine l'Aston Villa ha fatto sapere che ne vuole chiedere 40 per un 34enne, ci manca, cioè nel senso, gaserebbe tanto il Dibu a Milano con Lautaro, però 40 milioni se lo possono anche tenere, no? Siamo d'accordo. E poi quindi Trubin ancora in stallo. Lo Shakhtar ne chiede 15, l'Inter è ferma sui 10, sappiamo già com'è la situazione. Trubin, portiere che a me fa impazzire, un gatto in porta, e sarebbe veramente lui il vero sostituto di Onana, sarebbe veramente lui. Poi Sommer, tanta roba, nel senso siamo qua con Sommer e Trubin, vai a rimpiazzare molto bene. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, se tu vendi Onana a 55, prendi Sommer e Trubin a 20 insieme, fai l'affare, parliamoci chiaro. Cioè comunque è un portiere sicuro che l'anno prossimo, bene o male, se magari Trubin non entra ancora in forma, gioca Sommer. E Sommer è nel senso, è nell'Olimpo dei portieri europei, non è che siamo qua a parlare, cioè, nel senso, non è che stiamo qua a pettinare le bambole, voglio dire, Sommer è riconosciuto come un top. Se poi arriva Trubin, magari mi fa mezza stagione, mi fa l'anno prossimo bene, e comunque Trubin è forte, perché lo conosciamo benissimo, Trubin è forte. Preso quanto? A 10-15 milioni. Secondo me è un grandissimo affare dell'Inter, un grandissimo affare di Marotta. Poi ripeto, ho sentito anche Audero, ma 10 milioni per un retrocesso, non scherziamo, nel senso, però. Quindi, sembrerebbe che il Bayern sia intenzionato a darcelo di più perché doveva trovare prima anche il sostituto di Sommer. C'erano voci su Baumann dell'Hoffenheim, voci su altri portieri, ma alla fine
Sembra che stia per chiudere per Raya, David Raya, portiere spagnolo del Brentford. Quindi in questo momento il Bayern è molto, molto, molto alla fase finale per comunque consegnare il portiere svizzero, il futuro numero uno dell'Inter, a Milano. Poi l'Inter adesso è in Giappone a Osaka, primi allenamenti. Sì, Mbappé, cioè, sicuramente. Lautaro, salutato, acclamato come il dio, con gli occhiali da sole, pronto. Ah, peraltro, poi bellissima immagine dove lui che scende dall'aereo con gli occhiali da sole alla Tom Cruise e firma gli autografi. Il capitano che ha già fatto la sua scelta di rimanere a Milano e sfondare un altro anno le porte di San Siro. E in queste amichevoli sarà anche poi da rafforzare l'intesa con Thuram, che quest'anno sarà il suo compagno d'attacco e una coppia che gasa e non poco. Ragazzi, parliamoci chiaro, Lautaro Thuram è una coppia che gasa e non poco. Io non mi abbasso assolutamente a quei tristoni che hanno sparato sentenze su ma Thuram contro la Pergolettese, non è che mi ha convinto, sì. L'hai visto 25 minuti contro una squadra di Serie C, voglio dire. Se siamo qua a giudicare una prestazione da 20 minuti contro una squadra di Serie C, veramente possiamo anche andare a letto, voglio dire, quindi non mi abbasso a questi tristoni. Thuram è forte, è un giocatore che ha tecnica al punto giusto, un giocatore veloce, un giocatore fisico, nei contropiedi ti ammazza, uno contro uno ti ammazza. Ha imparato quest'anno a Gladbach a giocare da 9, quindi a giocare da fantasista, da prima punta, quindi Thuram è un grandissimo acquisto e tanti gli sputano merda solo perché l'abbiamo preso a zero. Perché se l'avessimo pagato 30 milioni, il valore del cartellino che possiede, saremmo tutti qua a dire: ah, ma chi abbiamo preso di qua è il nuovo Mbappé. Perché gli interisti sono così. Io li conosco, purtroppo, noi siamo così. Cioè, noi, io no, le teste di minchia ci sono sempre. Quindi, solo perché l'abbiamo preso a zero, come stessa cosa per Trubin. Quelli che dicono Sommer, Trubin sono due cessi, perché? Perché uno lo piglia a 6 e l'altro lo pretende a 10, 15. Se invece Trubin fosse costato 40 milioni, tutti qua direi: ah, oh, minchia, che portiere! Perché questi qui sono schiavi dei soldi, parliamoci chiaro, sono schiavi dei soldi. Ma non è che per forza quello che costa di più, per forza è più forte, nel senso. Perché ci sono poi gli esuberi, ci sono i parametri zero, ci sono, quindi. Ci sono tante. Tanti risvolti del mercato, quindi secondo me il mercato dell'Inter è fino adesso tanta roba. Poi per la punta, ragazzi, per la punta sono sempre i soliti discorsi, cioè l'Inter, se fosse per ausilio, l'Inter oggi stesso farebbe l'offerta di 35 più bonus per Balogun, perché Balogun piace all'ausilio, piace anche a Marotta, ma molto di più ad ausilio perché lo sente come un futuro crack del calcio europeo, quindi lo vorrebbe. Poi ci sarebbe anche un bellissimo derby statunitense con il Milan, con Pulisic, quindi Balogun è il pupillo di ausilio che lo prenderebbe a salti. Perché, ripeto, per i tristoni che i soldi comunque ci sono, non è che no, perché non abbiamo 6 milioni per quello. No, no, i soldi ci sono. I soldi ci sono. Per Sommer è una questione burocratica di clausola. E per Balogun sono 35 gli stessi che andavi a spendere al Chelsea per Lukaku. Quindi non è che si parla tanto di i soldi ci sono e basta. Quindi. Se fosse per ausilio, Balogun sarebbe già a Milano. Il problema è che Marotta e Inzaghi preferisce Morata. Quello è vero, lo sappiamo. Inzaghi, o meglio, non è che, aspetta, non è che lo preferisce, ma Inzaghi, se tu gli chiedi l'attaccante per l'anno prossimo che farà la terza punta, ti vuole Morata, vuole lo spagnolo, che ripeto, a me non piace tantissimo, però come subentrato la terza punta non sarebbe male. Io però lo preferirei magari come quarta punta nel caso Correa andasse in Arabia, anche se non ha offerte. Lì sarebbe veramente un grandissimo rinforzo. E poi, attenzione, quindi poi sempre, comunque, i nomi sono quelli, Balogun e Morata, sono di pari passo, non ce n'è uno più in vantaggio, uno no. Però Morata ha offerte dall'Arabia Saudita. Ha un'offerta da 30 milioni l'anno, quindi è normale che il giocatore sia tentato, però. Comunque io prenderei tutta la vita Balogun, lo sapete benissimo, perché è giovane, è più forte, poi magari chiaro, è più forte di Morata Balogun, assolutamente. Anzi, io chi prenderei io, sapete già chi prenderei, io prenderei Huai del Montpellier. Prenderei Huai del Montpellier, che va bene che sarà pure una scommessa, però intanto lo paghi meno di Balogun e secondo me è un po' più forte di Balogun, secondo me Huai. Vedendolo quest'anno al Montpellier, secondo me. Poi comunque stiamo parlando di due giocatori che vengono dalla Ligue 1, quindi sia Balogun al Rennes,
e Huai al Montpellier. Io ho visto meglio Huai. Cazzo, questo ha fatto 25 partite e 20 gol. Cioè, nel senso, questo è un potenziale crack. Anche Balogun lo è, però secondo me Huai è veramente più, per me è più forte. Poi, però ci sarebbe il Chelsea su Huai, ci sarebbe il Chelsea, ci sarebbe anche l'Atletico su Balogun. Quindi, però attenzione perché qua, ultima chicca, poi dopo chiudo il video, che ci potrebbe essere un interessamento del Chelsea per Huai per prenderlo, pagandolo il cartellino, quindi 25-30 milioni, ma poi lo girerebbe in prestito il primo anno, quindi già l'anno prossimo, cioè già quest'anno potrebbe girarlo in prestito a un'altra squadra. Io, dopo tutti, comunque, dopo tutti gli scambi, gli ottimi rapporti che ci sono col Chelsea, secondo me, se dovessimo prendere magari Balogun, o Balogan, come si chiama, Balogan, anche se pronuncia Balogan, io chiamo Balogan, anche se si chiamerà Balogun, però poco importa. Comunque, Balogan come terza punta. Poi, se veramente Correa dovesse sparire, ok, che speriamo tutti, andreste a prendere TY a zero, quindi in prestito per un anno. Cioè, secondo me è un affare della Madonna, un attacco del genere. E poi andresti a risparmiare i soldi di Correa per prenderti magari un Summers a centrocampo. Perché comunque Huai lo prendi a zero, lo prendi in prestito, magari gli paghi magari una parte dell'ingaggio e ti metti d'accordo col Chelsea. Secondo me sarebbe veramente un grandissimo affare così. Detto questo, ragazzi, ditemi la vostra. Un bacione a tutti, ragazzi, sempre Forza Inter. Amala sempre. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.